Nel primo tempo abbiamo sicuramente fatto meglio, abbiamo creato diverse occasioni in cui siamo un po' mancati nel finale e praticamente comunque nell'arco dei 90 minuti abbiamo concesso poco a un'ottima squadra come il Südtirol. Però sì, probabilmente nel secondo tempo anche un po' la stanchezza dovuta al cambio del tipo di campo e al fatto che sia comunque la prima partita, anche se è arrivata quasi ad ottobre, ci può aver un po' penalizzato, però sono molti punti buoni da cui ripartire. Avevi detto giocherò da mezz'ala con le mie caratteristiche, effettivamente l'hai fatto perché spesso e volentieri hai impostato anche tu. Sì, come avevo detto, per caratteristiche sono uno a cui piace giocare la palla, quindi a volte mi sono un po' abbassato per agevolare anche l'uscita dal basso della squadra. Però comunque il mister è quello che ci chiede, in mezzo al campo siamo tutti comunque con questo tipo di caratteristiche e possiamo ruotare in modo da dare più soluzioni. Ti avranno già detto quanto conti la partita di domenica per i teramani e per Teramo. Si affronteranno due squadre che sono reduci entrambe da una sconfitta all'esordio. Sì, me ne hanno parlato, è una partita che tutti attendono con ansia e noi siamo i primi. E sicuramente sarà una partita tra due squadre che hanno voglia di rifarsi e noi ce la metteremo tutta. Quali sono state le prime impressioni giocando da titolare con il Teramo? No, ottime, la squadra comunque è coesa, il gruppo c'è, che questa è la base più importante e sono tutte sensazioni positive che fanno ben pensare per il futuro.